Buongiorno a tutti, io sono Paolo Gallo e ti do il benvenuto ad un'altra puntata di Why Not Café, ovvero il mondo degli italiani che cambiano vita e vanno a vivere all'estero. Ci siamo. Buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Why Not Café italiani in Australia. Appunto, ho preso questa l'altro giorno nella diretta, nella spettacolare diretta fatta con Franco Impellizzeri. Ho iniziato appunto facendo sentire una canzone che era Just Breathe di Eddie Vedder. L'altra sera era quella. Stamattina mi ha ispirato, non so, Jamiroquai mi ha ispirato, Blue Sky. Era tantissimo che non lo sentivo e mi sembrava il modo giusto per iniziare, perché insomma quando ci si collega ci sono sempre quel minuto, due minuti, insomma, che prima di tutto non capisco se sono ancora capito dopo due mesi di dirette se sono subito in diretta o meno, perché l'applicazione mi fa un countdown particolare, e poi per permettere un pochettino alle persone di collegarsi, piano piano si collegano e al posto di sentire qualcuno che sta parlando a ripetizione io gli metto la musichetta, quindi i primi due minuti c'è il momento musica. Anzi, se avete qualche richiesta particolare fatemelo sapere, che domani, che ci sarà un'altra puntata di Why Not Café italiani in Australia, comincerò con quella canzone. Comunque, ieri sera ho caricato la puntata con Franco Impellizzeri di lunedì su il canale YouTube e sul podcast. Consiglio a tutti quanti di ascoltarla. È durata tantissimo, è durata un'ora la nostra chiacchierata, però vi consiglio di ascoltarla, specialmente se siete interessati ad emergere nel mondo dello sport, ma soprattutto se siete interessati a eccellere nel vostro settore, perché appunto Franco Impellizzeri è un'eccellenza del suo settore e ha raccontato quella che è stata la sua carriera, i suoi aneddoti, ma anche un pochettino il suo segreto del successo, che lui ha detto: alla fine io non ho mai seguito il successo, cioè ho sempre seguito un po' la mia passione, le cose che mi piaceva fare, i lavori che mi davano quello stimolo, e alla fine sono qua a parlare con te e ho, come si dice, ho raccolto molti successi nella mia carriera, ma diciamo non sono mai stati al primo posto, ecco. Quindi questo è stato l'insegnamento più grande, quindi se non l'avete fatto, se non l'avete sentita, andate ad ascoltarla perché è molto molto bella. Stamattina invece finalmente ho richiesto per tanto tempo un po' il fatto di uscire da Sydney, di andare in luoghi un pochettino più remoti o anche meno, diciamo, meno visitati da Why Not Café italiano in Australia, e si torna a Darwin. C'eravamo già stati l'anno scorso con Claudio, questa mattina ci torniamo per andare a conoscere Danila che tra due secondi sarà qui di fianco a me. Eccola qua, ciao Danila. Ciao. Oh, brava, col cafferino cappuccino. Why Not Café e io vado col caffè. Bravissima, bravissima. Questa è una sottigliezza che solo in pochi hanno colto, eh. Eccoci. Danila da Darwin, che ci fai lì? Piango. Ecco. No, allora, io sono da Darwin per rincorrere un visto e all'atto pratico vediamo cosa succederà da qui a 6 mesi con tutta questa situazione mondiale. Non nominiamo cosa sta succedendo, però diciamo che siamo in un momento un pochino precario, per cui tutti i progetti a lungo termine sono un pochino messi in pausa, però in teoria sono qui per lavorare e prendere un visto. Perfetto, quindi tu quanto tempo fa sei partita dall'Italia? Io sono arrivata in Australia a novembre del 2016, quindi 3 anni e mezzo. Ok. E sono arrivata a Perth dopo i primi quasi 3 anni in Western Australia. Mi sono trasferita a Darwin a ottobre dello scorso anno e quindi adesso eccoci qui. Ok, quindi tu sei arrivata, come si dice, intanto che saluto anche Anna che si è collegata, ci scrive buongiorno ragazzi. Buongiorno. Tu sei arrivata a Perth. Di dove sei tu? Ok, io sono nata in Calabria, ma sono cresciuta in Umbria. Ho vissuto quasi tutta la mia vita a Terni e poi negli ultimi 5 anni, prima di venire in Australia, ho vissuto a Perugia, dove studiavo all'università. E dopodiché nulla. Western Australia per 3 anni e adesso da oltre 6 mesi sono una territorial. Ok, quindi che cosa hai studiato? Cosa studiavi a Perugia? In teoria sarei nutrizionista, diciamo, perché non essendo iscritta all'albo non posso dirmi nutrizionista, però ho studiato nel campo della nutrizione. Ok, e finita l'università, Australia?
no, allora, finita l'università ho fatto un master, non ho fatto la specialistica, ho fatto un master, dopodiché ho cercato di capire quali potessero essere gli sbocchi in ambiente lavorativo in Italia e all'ennesimo stipendio offerto da 500 euro al mese per lavorare un full time, ho detto, sapete che cosa c'è? Sono arrivata in Australia, addio a tutti, perché comunque guadagnavo molto di più a fare cameriera barra hostess promoter piuttosto che a lavorare nel campo per cui avevo studiato per 4 anni. Quindi questa situazione abbastanza frustrante mi ha dato l'ennesima spinta a dire ciao Italia. Tu cercavi lavoro come cosa? Come nutrizionista? Dove andavi a cercarlo? Fondamentalmente ho cercato lavoro dal momento in cui ho compiuto 18 anni fino a che non me ne sono andata dall'Italia, in qualsiasi campo, in qualsiasi forma, in qualsiasi struttura. Quando ho finito di fare il master, la stessa struttura con cui avevo completato il tirocinio barra la tesi del master offriva possibilità di apprendistato. Ora non ricordo neanche il nome che davano a questi contratti. Comunque sta di fatto che all'atto pratico offrivano 6 mesi di lavoro full time a stipendi tra i 400 e i 600 euro al mese. Il mio affitto a Perugia era 450 euro, quindi poi, come ti dicevo, io non sono iscritta all'albo, quindi non potevo accedere a concorsi pubblici o questo tipo di alternative, ma che comunque sia, ad ogni modo, non mi sarebbero interessate, perché le mie amiche che hanno fatto la specialistica, 2 master, esame di Stato e quant'altro, comunque prendevano 1.000-1.100 euro al mese. Quindi, onestamente, lo studio 6, 7, 8 anni per uno stipendio che una commessa della Benetton prende uno stipendio molto più alto di quello. Sì. Senti, quindi poi da lì l'idea di andare fuori dall'Italia. E l'Australia è stato subito la tua prima idea o c'erano altre idee? Io da sempre avrei voluto trasferirmi in un posto dove si potesse imparare l'inglese o comunque parlare l'inglese. Ovviamente da ragazzina la prima scelta era sempre Londra, sai, più vicina, tutti gli italiani vanno a Londra. Poi un po' crescendo realizzi che allora vai avanti tendenzialmente e che non è che proprio Londra stia aspettando te, quindi questo unito alla questione climatica, che per me non è per niente da sottovalutare, mi ha fatto capire che Londra forse non era probabilmente l'opzione migliore. L'Australia mi ha sempre attirato perché è un posto estremamente lontano, complici degli amici o comunque conoscenti che si erano trasferiti in Australia in quegli anni col working holiday, ho fatto 2+2 e l'Australia sembrava assolutamente il posto migliore in cui andare. E quindi in un giorno di ordinaria follia ho applicato per il visto e un mese dopo sono partita. Senti, tu sei venuta qua col working holiday, immagino. Ok, e hai scelto subito Perth o eri un po' combattuta? Onestamente, come ti dicevo, io ho deciso di partire in un giorno di follia. Era il 16 di agosto del 2016, mi sono svegliata incazzata come una iena perché il giorno prima avevo dovuto lavorare come cameriera prendendo 4 spicci mentre tutti i miei amici erano in vacanza a far festa per agosto di qua e di là. Quindi quella mattina mi sono svegliata con l'odio generale verso l'Italia, ho detto io parto, boom, preso il visto senza sapere minimamente nulla dell'Australia. Sì, sai, c'è l'Opera House, ci sono i koala, ci sono i canguri, però le mie conoscenze sull'Australia erano molto molto limitate e cliché. E a quel punto, una volta annunciata alla mia famiglia che sarei partita, comunque detto un po' in giro che sarei partita, tutti, conosco Tizio a Sydney, conosco Caio a Melbourne, mio padre aveva degli amici a Melbourne, tutti vai a Melbourne, vai a Sydney, ok, perfetto, allora io vado a Perth. Ecco. E sono andata nel posto in cui assolutamente non sapevo nulla, cioè non sapevo neanche dove fosse sulla mappa. Ti volevi un po' perdere, insomma. Sì, assolutamente. Volevi ricominciare proprio totalmente da zero, sì, senza contatti, senza aiuti, senza nulla. E che hai fatto quando sei arrivata? Avevi un piano in testa o proprio non sapendo niente hai detto vediamo cosa succede? Nulla di nulla. Sono arrivata, da una parte c'era il desiderio di comprare un van, andare in giro per l'Australia, fare un po' la classica esperienza backpacker, e avevo sentito parlare del lavoro in farm, quindi mi ero detta che avrei potuto fare l'esperienza in farm solo per provare l'esperienza. Nei miei piani non c'era l'idea di trasferirmi per sempre. Nei miei piani io sarei rimasta in Australia un massimo di 9 mesi, okay. 6-9 mesi, giusto per provare un po', imparare la lingua,
quant'altro. Sta di fatto che la prima settimana in Australia è stato un incubo, perché il centro di Perth era assolutamente diverso da come da tutte le città che avevo conosciuto nel mondo, al di là dall'Italia o non Italia. Cioè, lo stile di vita di Perth non mi piaceva. Tutto chiudeva alle 6, la vita notturna era di un trash incredibile, quindi mi sembrava di aver toppato completamente. Cioè, che sto a fare, io qui me ne vado. Cioè, se questa è l'Australia, io vado via. E poi dopo tipo 5 giorni sono stata a Fremantle, che è un paesino a 20 km da Perth. Ho visto l'oceano per la prima volta, mi sono commossa, e se ancora ci penso piango ancora. Ho fatto il primo bagno al mare, quello stesso giorno ho camminato per la prima volta in Cappuccino Strip, che è la via principale di Fremantle, e io mi sono sentita a casa. Quindi, non lo so, io dopo una settimana qui ho deciso che volevo rimanere. Non avevo minimamente idea di come, perché, quando, i costi o nulla di tutto ciò, però io ho capito che casa era lì. Che bello, mi piace questa cosa, ho sentito proprio l'emozione mentre rivivevi quel momento. Senti, Fremantle è un paesino vicino a Perth, giusto? Sì, lontano. E come ci sei capitata? Perché una ragazza che avevo conosciuto su un gruppo Facebook si era da poco trasferita a Fremantle, e proprio una settimana prima di me. Lei aveva scritto questo annuncio dicendo: ah, sto arrivando in Australia, conosciamoci. E l'avevo scritto dicendo: guarda, ma non è che per caso nel posto in cui tu lavori serve qualcuno? E lei mi fa: guarda, passa, ci presentiamo e parli col manager. E ovviamente quando sono andata lì, come dico ovviamente perché siamo in Australia, ho dato il mio curriculum e mi hanno subito detto: sì, vieni stasera per una prova. E sono andata per una prova e mi hanno subito dato il lavoro. Poi, piccola parentesi, era un ristorante italiano, sottopagati, a nero, di qua e di là, e quindi ovviamente ho rifiutato il lavoro subito, perché io ho detto: non ci sono venuta a 15.000 km da casa per ritrovare le stesse condizioni che avevo in Italia. Brava, quindi, brava. Ho detto: no, grazie, $18 l'ora non li voglio, grazie, andiamo avanti. E poi lo stesso giorno ho trovato un lavoro normale, diciamo legit, anche perché qui in Australia sai bene che se vuoi lavorare il lavoro te lo scegli. E quindi sono arrivata a Fremantle così, assolutamente per caso. E quindi poi, ti sei fermata lì? Sì. Per quanto tempo? Allora, sono stata a Fremantle per un paio di mesi, il primo anno. Dopodiché l'obiettivo era andare a fare le farm in South Australia. Ok. Quindi dopo un paio di mesi a Fremantle ho comprato la macchina, ho fatto tutta la strada fino al South Australia. Arrivati in South Australia si è scoperto che la stagione stava in ritardo, questo, quello e quell'altro, le solite cose quando cerchi le farm. Sì. E anche qui non so perché, non so per come, sta di fatto che dopo qualche giorno di ricerca nei pressi di Adelaide la situazione non era delle più rose, boom, attraversato un Ann Arbor un'altra volta, tornati a Fremantle. Ancora qualche mese a Fremantle e dopodiché ho fatto le farm in Western Australia, quindi sono stata, diciamo, un totale di 4 mesi, all'inizio 4-5 mesi a Fremantle, poi mi sono trasferita a nord per fare le farm per un paio di mesi, poi nuovamente a sud, sempre diciamo in un raggio di 1000 km intorno a Perth, e finite le farm l'obiettivo era quello di andare a fare un viaggio in Asia, un viaggio di mesi in Asia, se non che il mio visto non arriva, mi sono ritrovata in bridging visa, il viaggio è saltato. L'obiettivo era andare in Asia e poi ritrasferirmi a Brisbane per provare l'East Coast. Non lo so, il destino, il fato, chi per lui mi ha fatto tornare di nuovo a Fremantle e ci sono rimasta altri 2 anni prima di trasferirmi qui. Ma che figata! Cioè, è una storia fatta di, come si dice, di coincidenze, colpi di scena, sì, di sensazioni. Di sensazioni anche, cioè nel senso, mi sembra di capire che specialmente nel momento in cui tu sei arrivata qua, adesso non lo so, magari sei cambiata nel frattempo, però vivevi molto di sensazioni, vivi molto di istinto anche, come si suol dire. Sì, questo continuo a farlo, non so se sia un bene, perché le fregature che prendo lasciamo stare, però... Senti, nel frattempo io saluto... Matteo Mora ha scritto: oddio, wanna be Globetrotter. Sì, io. E adesso spieghiamo anche questo nome, perché ha scritto così. Ciao ragazzi, e nel frattempo saluto anche Roli che si è connesso
Adesso Andrea dice: quanta verità, in Italia si tenta la strada del lavoratore autonomo, combattendo con le tasse si va all'estero, da dipendente è difficile arrivare ad un buon stipendio. È un po' difficile trovare la verità in questo, perché qualcuno potrebbe dirti: no, stai da dipendente, io sto benissimo. Qualcun altro potrebbe dirti il contrario, quindi è un po' difficile anche trovare la verità in questo. Sì, diciamo che coloro che ti dicono che da dipendente stanno una favola, generalmente hanno i genitori che gli hanno comprato casa, o che gli pagano la macchina, o c'è casa di famiglia, o quello che è, perché per come la vuoi mettere, in Italia con uno stipendio, se non c'hai dei fondi che ti arrivano da qualche altra parte, difficilmente ci vivi bene. Esatto. Dove bene significa che non devi stare attento ad ogni centesimo che spendi, per me. Perché per carità, io in Italia non è che facevo la fame, facevo tutto quello che volevo fare, viaggiavo, però dovevo fare attenzione letteralmente ad ogni euro speso e guadagnato. Quindi quella non è vita. No, no. Senti, nel frattempo io dico... Non dico appunto... che si faccia la fame, ecco. No, è più difficile, diciamo, è più difficile emergere. Però leggendo un pochettino quelli che sono... E qui, però, prima di dire leggendo, bisogna dire leggendo dove. Quindi a questo punto io direi... Ti chiederei che cos'è questo Wannabe Globetrotter? Allora, Wannabe Globetrotter è il mio travel blog nato nel 2014. Era ancora... I blog non erano così diffusi come lo sono oggi, che praticamente ogni utente di Instagram ha anche un blog. Al tempo viaggiare era la mia più grande passione, lo è ancora, ma per motivi spazio-temporali viaggiare dall'Australia è un po' più complesso rispetto a viaggiare dall'Italia. Quindi nulla, ero tornata da poco da un viaggio negli Stati Uniti e quel viaggio era costato uno sproposito. Cioè, tornata da quel viaggio, a conti fatti, ero rimasta letteralmente a zero, cui si prospettavano dei 6 mesi successivi assolutamente senza viaggi, e la cosa mi faceva stare malissimo. Quindi stavo cercando un modo per rendere i viaggi la mia quotidianità, pur non potendo viaggiare quanto avrei voluto. Ok. E anche lì, in una giornata di ordinaria follia, in cui mi sono svegliata all'alba, incazzata come una iena perché non mi piaceva quello che avevo intorno, ho detto, inizio a raccontare dei miei viaggi. E così, quasi per gioco, ho aperto questo sito, che fino al 2016 è rimasto principalmente un blog di viaggi, cioè nudo e crudo, quindi informazioni su dove dormire, cosa mangiare, soprattutto viaggi low cost, ovviamente. Certo. Dove dormire, cosa mangiare, cosa vedere, molte sensazioni legate al viaggio, perché comunque il mio blog, pur essendo un blog di viaggi, è ricco di una sezione dedicata a me, perché la mia idea è sempre stata: questo è il mio spazio, se non ti piace c'è la X in alto, chiudi e vai avanti. Quindi ci sono in ugual misura mie riflessioni sulla vita o sul viaggio, informazioni di viaggio, e appunto dal 2016 informazioni sull'Australia, su questa esperienza che appunto non mi aspettavo avrebbe cambiato la vita, eppure così è stato. Quindi dal momento in cui sono arrivata qui, sono stata bombardata di domande su visti, non visti, come si vive, le differenze, e quindi in modo quasi spontaneo è nata tutta questa sezione dedicata all'Australia. Quindi al momento il blog è un blog specializzato sull'Australia, con un'ampia sezione dedicata ai viaggi nel mondo e una piccola sezione dedicata a me stessa, perché poi nel frattempo, per scrivere tutte queste riflessioni, barra pensiero, quant'altro, ho aperto degli altri siti, quindi ho, diciamo, direzionato le varie cose in base all'argomento. Ti piace, insomma, ti piace questo mondo, il mondo dei blog? Decisamente. E mi sono letto, appunto, tornando a prima, mi sono letto anche qualche articolo, e c'era un articolo dove parlavi del passaggio dalla vita da working holiday visa alla vita da student. Ecco, infatti, la tua faccia dice tutto. E ragazzi, pensateci molto molto bene prima di applicare uno studio, perché, ma molto bene. Ecco, mi collego a quello che tu stavi dicendo prima, no? Del fatto perché tante volte arrivano dei racconti dall'Australia, che è chiaro, chi non conosce il mondo australiano li prende come se in Australia... come si dice, le persone vivessero come vivono in Italia, no? Quindi senza problemi di vista e quant'altro, perché se non lo sai ovviamente è inutile, no, cioè non ti entra nella testa. Poi quando arrivi qua, conosci tutte le situazioni, allora cominci a valutare, a pesare le situazioni in maniera diversa. Chiaramente, come hai detto tu, la vita da working holiday visa è ben diversa dalla vita da student. Sì. E te la lascio dire a te, visto che hai appena fatto
il passaggio. Sì, ma la riassumerei in poche parole. In Working Holiday ti senti il padrone del mondo, sei libero, lavori tanto da dove vuoi, prendi e lasci i lavori come se nulla fosse, metti da parte un sacco di soldi, ti godi la vita, fai tutto quello che vuoi. Poi all'improvviso switch, puoi lavorare solamente 20 ore a settimana, tutti i soldi che avevi messo da parte in Working Holiday verranno investiti per pagare visti, e in questo caso lo student, ma tendenzialmente chi fa uno student fa quello student come visto ponte per arrivare ad uno sponsor o comunque ad un visto consistente per poterci rimanere in Australia. Quindi senza ombra di dubbio, quando si parla di studenti in Australia, io dico no, a meno che voi non vogliate rimanere qui. Perché? Perché i costi delle scuole per studenti internazionali in Australia sono esorbitanti. Cioè una scuola media costa più di Harvard, ed è una scuola di merda, passatemi il termine, perché i corsi di studio australiani non sono riconosciuti in tutto il mondo. La maggior parte di questi non, cioè proprio è il nulla atomico. Quindi fatta eccezione per qualche università, che costa tendenzialmente tra i 70 e i 100 mila dollari l'anno, fatene per studiare in Australia è assolutamente inutile. Quindi, perché sono student? Sono student perché il mio obiettivo, prima dello scoppio della crisi coronavirus, era quello di applicare uno sponsor o comunque sia un visto più consistente e provare a rimanere in Australia per sempre. Allo stato attuale delle cose non so cosa succederà, ma incrocio le dita e cerco di essere in qualche modo fiduciosa. Quindi, ragazzi, la strada che stai percorrendo qual è? Nessuna al momento, aspetto. No, dico. No, letteralmente io dovevo applicare lo sponsor una settimana prima che tutto sto bordello succedesse, quindi non lo so. Ma è legata al mondo della ristorazione, immagino. Ah, sì, lavoro come restaurant manager. Ok, perfetto. Per cui è proprio il settore dove è totalmente bloccato al momento. Esattamente. Ecco. Quindi, diciamo, stai vivendo le giornate abbastanza in una maniera che, come dire, che non sai cosa sarà. Day by day non sai cosa sarà, e immagino che anche il lavoro sia diminuito. Allora, oppure altrove. Guarda Matteo, onestamente io... Aspetta che... Cioè, non posso dare un consiglio al riguardo, tutto dipende da ciò che tu vuoi fare nella vita. Cioè, se tu hai già studiato in Italia, come nel mio caso, studiare qui in Australia è solo una questione legata alla permanenza nel paese, quindi poter rimanere di più. Il mio consiglio in generale è... godetevi primo, secondo, terzo working holiday visa, quello che è, e se riuscite andatevene. Cioè io non me ne sono andata perché semplicemente io ho iniziato a piangere a 6 mesi dalla scadenza del working holiday. Io ho passato ogni singolo giorno della mia vita a piangere, adesso cioè mi viene ancora da piangere se penso di andarmene. Ma questo è proprio il problema. Allora, tu stavi nel frattempo, perché era andata via un pochettino la comunicazione, stavi rispondendo a questa domanda di Matteo Mora che diceva: quindi il consiglio che dai è quello di sfruttare i 3 anni del working holiday per mettere soldi da parte per poi studiare altrove. Questa è stata la tua risposta, è stata questa. Però poi, allora, il consiglio è, come giustamente dicevi te, tante volte si fa uno student semplicemente per estendere la propria permanenza qua, almeno il 90% delle persone che fanno uno student, e questa è la realtà, lo fanno per estendere la loro permanenza qua. Difficilmente, a meno che non sia un corso d'inglese, diciamo di buon livello, che uno lo deve fare per migliorare il suo inglese o anche per poi dover applicare per un visto successivo, gli altri corsi è difficile, a meno che tu non spenda cifre improponibili, ok? Esatto. E già ne abbiamo parlato con altri ragazzi che appunto hanno fatto il master, che hanno detto: bellissima esperienza, bellissima, sono uscito che praticamente avevo già il lavoro, ma che investimento, ok? E quindi stavi rispondendo appunto a Matteo. Però poi, quella è la teoria, come dicevi tu, fai il working holiday, vieni, fatti un'esperienza incredibile e poi vai da un'altra parte. Stai un po' attento a non finire nella centrifuga dei visti, dove finisce il 90% delle persone. Perché? Perché poi è difficile andarsene, come dicevi tu. Già. Perché io l'ho detto, io volevo rimanere qui 6 mesi e sto qui da 4 anni. esatto. Quindi molte volte, alla fine, come si dice, la verità è quella che stai dicendo tu, perché poi nel momento in cui passi allo student, alle volte ti senti anche un pochettino come se stessi pagando una sorta di rata del mutuo, come dire, no? Cioè, leva una sorta, è proprio una rata del mutuo. Quindi forse è anche più pesante, perché se non paghi il mutuo, la più brutta c'è l'ipoteca sulla casa, la mettono all'asta e pagano in quel modo. Se non paghi il visto, dopo un mese un calcione di dietro e te ne vai dal paese. Esatto.
Ma la rabbia che viene fuori, io la capisco la tua rabbia perché l'ho vista in tante persone e tante volte l'ho provata anch'io stesso, è quella proprio di dire, cavolo, mi sto costruendo la mia vita qua, sto costruendo i rapporti, relazioni, nel lavoro mi sto un attimino anche, come dire, sviluppando nel lavoro, sto progredendo e tutto, ma poi il rimanere qua a vita non dipende da me, perché dipende da un E quindi questa è la cosa che un po' ti genera quella rabbia lì, quella delusione lì, insomma, la comprendo benissimo. Ecco. Già. Senti un po', con il tuo blog, fino a che non scoppiava tutto sto, diciamo, sto casino, ma lo fai ancora adesso, tu quotidianamente, diciamo, dai anche informazioni appunto relative all'Australia. E anche attraverso il tuo account Instagram, dove sei molto attiva. Sì. Giusto? Cerco un po' di rispondere a quelle che sono le richieste che mi vengono fatte quasi giornalmente, a maggior ragione in questo momento, che la gente mi chiede quando posso venire in Australia. Non lo so, comunque sì, dopo che proprio sì, al di là di quello che posso raccontare sul canale YouTube o sul blog, quello che i ragazzi sono interessati ad avere uno scorcio un po' più reale di quella che è la vita australiana, perché è sempre il solito discorso, siamo tutti bravi a pubblicare la foto del tramonto in cui facciamo surf, in cui facciamo sembrare che tutto sia meraviglioso, però coloro che si stanno per trasferire hanno anche bisogno di un po' di realtà, di capire che se non parli inglese più del lavapiatti non fai, neanche se vieni in Australia, di capire che ti devi rimboccare le maniche, perché sì, in Australia la disoccupazione è poca, il lavoro è tanto e quant'altro, ma nessuno ti regala nulla. Quindi cerco di dare uno spaccato di vita reale di quella che è l'Australia, con lacrime e sorrisi, perché anche qui è facile dire sì, è bellissimo, è meraviglioso la vita in Australia, ma ci sono giornate in cui odi tutto e tutti, ci sono giornate in cui casa manca da morire, ci sono momenti in cui realizzi che anche se sei qui da 4 anni, i rapporti interpersonali che hai costruito non sono solidi come quelli che avevi in casa, che avevi a casa. Certo. Magari sì, degli amici sempre tendenzialmente italiani che sono qui con quei rapporti più forti, però dopo tanti anni qui realizzi che ti integri ma non sarai mai completamente integrato. Cioè le abitudini, il modo di relazionarsi degli australiani o in generale diciamo delle popolazioni anglofone è molto differente rispetto a quello di noi italiani. Quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione quando una persona si trasferisce in modo definitivo. Un conto è l'esperienza backpacker del compro il van e me ne vado in giro per l'Australia, un conto è il trasferimento in pianta stabile e per creare un futuro. No, infatti quello che dicevi tu prima, secondo me, è il consiglio che mi trovo anch'io a dare a tutte le persone che mi chiedono ogni volta, senti, vorrei trasferirmi lì, cosa devo fare, cosa non devo fare? È vero che si vive così perché qua sto male, diciamo a casa non mi piace più, tutto quello che vuoi, e dico sempre guarda, io non ti sto dicendo che qua si vive meglio o peggio, ti dico soltanto di venire qua, meglio ancora con il working holiday, se sei in età da working holiday vieni con il working holiday che il costo è molto minore rispetto a uno student, vieni qua, ti fai il tuo anno, ti guardi attorno. Esatto, ti guardi attorno, parli con le persone, ascolti esperienze, conosci e poi giorno dopo giorno vedi un attimino se è il tuo posto, perché magari qualcuno viene qua, sta qua un anno, perché poi devi essere disposto a vivere a 8-10 ore da casa, devi essere disposto a vivere a 16.000 chilometri, devi essere disposto a tornare a casa magari una volta ogni 2 anni e quindi è difficile, non so, tu quando è stata l'ultima volta che sei tornata a casa? Sono tornata a casa ad ottobre, ma io in 4 anni sono tornata solo 2 volte. Esatto, e questo è quello. Sono tornata per una settimana dopo un anno e mezzo e per 2 settimane adesso ad ottobre. Ok, quindi... E preciso solamente perché mia madre mi ha regalato il biglietto, perché io in student non mi posso assolutamente permettere il lusso di comprare un biglietto per andare in Italia e pagarmi la vacanza in Italia. Esatto. Cioè, proprio... sì, perché... Magari in student, ragazzi, realizzate questo, cioè finire senza soldi, non c'è possibilità. Io ho iniziato studente con $20.000 sul conto, adesso sto con una media di $50 tutte le settimane, cioè non c'è proprio possibilità di uscirne. No, mi piace Danila, perché come si dice, tante volte si, come si dice, la media degli ospiti che ospito qui a Why Not, tante volte qui da tanti anni, ok?
E quindi pochi, diciamo, sì, raccontano, diciamo, le difficoltà che hanno vissuto all'inizio, però le raccontano con un occhio, diciamo, legato al passato, no? Sì, ho avuto difficoltà. Intervistare alle volte persone come te che stanno vivendo queste difficoltà e che come si dice, che la raccontano, è molto importante, perché almeno le persone che guardano all'Australia come il futuro possono capire che non è solo tramonto, oceano e... canguri, no. Esatto, e canguri, bravo. Senti, nel frattempo io ringrazio tutti quelli, è stata una di queste delle dirette più seguite, più, come si dice, vissute da chi era da casa, no? Adesso Matteo ci scrive quello che traspare da lì e a qui, che si debba fare un bel planning su come trovare il cavillo per restare più tempo possibile. Insomma, io sono un povero commesso, ma so vendere bene, lavoro alla Nike, a dicembre arriva. Il planning è importantissimo. Guarda, probabilmente tu lavorando in Nike, forse hai più possibilità tu di trovare un lavoro attraverso la tua azienda anche qui in Australia, piuttosto che magari una persona blu laureata che arriva qui e si ritrova mano in mano. Perché una piccola parentesi, cioè una cosa folle dell'Australia è che i lavori più richiesti sono lavori che da noi non vuole più fare nessuno. Quindi tra muratore, piastrellista, plumber, come si dice in italiano? Idraulico. Sono tra i lavori in assoluto più richiesti in Australia, i meglio pagati e quelli con cui è più facile ottenere una residenza. Sì. Quindi è tutto molto relativo, cioè la gente pensa, ah, vabbè, io sono laureato in legge, vado in Australia, con cui sfondo. No, è una delle lauree più inutili quando ti trasferisci, perché appunto il sistema legislativo è completamente diverso, quindi è veramente da studiare. No, infatti, così, ad esempio, Matteo, quello che mi viene in mente, so vendere bene, lavoro alla Nike, mi verrebbe da chiederti com'è il tuo inglese, nel senso, se vuoi vendere, diciamo, con il pubblico, se vuoi relazionarti con il pubblico, devi sapere l'inglese, non ci sono altre vie, quindi un bel corso di inglese è la prima cosa, se non lo sai, magari lo sai già. E un'altra cosa, ragazzi, sappiate che capisco e mi faccio capire non significa parlare inglese, assolutamente. Capirete al primo giorno che arrivate qui che il vostro capisco, mi faccio capire, tipico delle vacanze, non vale. No. Non potete spostare una vita sul capisco e mi faccio capire. No, brava Daniela, mi piaci tantissimo Daniela. Senti, Rolando chiede, vivi da sola? Sei fidanzata, Rola, non possiamo chiedere se è fidanzata, insomma. Parlo della mia vita privata per scelta su canali social da qualche anno. No, nel senso, no, lui vuole sapere come se hai la possibilità di dividere le spese con altri. Sì. Al momento le divido con troppa gente, la mia casa è super affollata perché abbiamo quasi tutti perso il lavoro, quindi al momento divido la stanza con mia sorella e la casa con altre quattro persone. Ah, tua sorella ti ha raggiunto? Sì, in realtà io ad ottobre sono tornata in Italia a prendere mia sorella. No. Immagini. E lei non sapeva neanche di voler partire, era tutto un piano organizzato da me e mia madre, quindi lei mi fa, vabbè, ti pago il biglietto, torni, sono sicura che se tu torni riesci a riportartela. Ho capito, senti un po', ma e tua sorella come qua? È qua? Ok, perfetto, almeno ti sei portata un pezzo di casa, però immagino che a casa un po' le conseguenze si fanno sentire di questa doppia scelta. Diciamo che sempre tornando a questo benedetto virus, mia madre sarebbe dovuta arrivare a giugno per rimanere 3 mesi, perché mamma insegna, quindi l'estate non lavora, e quindi avevamo un po' avviato a questa situazione in questo modo: mamma sarebbe venuta per 3 mesi, poi mia sorella sarebbe dovuta tornare alla scadenza del primo working holiday, poi magari mamma sarebbe rivenuta dopo un anno, cose del genere, perché mia madre è già venuta lo scorso anno a dicembre, quindi eravamo un attimino organizzati nel cercare di vederci almeno una volta l'anno. Ok. Ora non si sa come andrà. Comunque diciamo che mamma piange con un occhio, come dice lei, perché è contenta che mia sorella sia qui e possa avere una speranza di vita migliore rispetto a quella che c'era in Italia, ma al contempo ovviamente la mancanza c'è. Senti, spettacolo Daniela, immagino non sia facile. Sorella più piccola, immagino, sì, te la sei portata. Ok. 25 anni. Senti, Giorgio Arcamone dice, ciao da Daniela, in bocca al lupo, a te e tua sorella, ti seguo sempre. Grazie. Senti un po', arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata, insomma, questa chiacchierata che definirei vera, potremmo dire la vera Australia, potremmo dirla così, insomma, un'altra faccia dell'Australia, mettiamola così. Giusto, perché è quello che provo a fare negli ultimi 4 anni, quindi sono felice di
definire così questa chiacchierata. Senti un po', la ragazza che è arrivata qua, senza particolari pretese, senza, cioè voleva, che voleva scappare semplicemente dal, dalla sua quotidianità in Italia, da un mondo che non riusciva a trovare il suo posto, insomma, no? Com'è cambiata rispetto alla ragazza che è oggi? Non so, è cambiato tutto, adesso mi commuovo. non lo so, ho imparato ad apprezzare la vita e ad apprezzare la quotidianità della vita, perché quando passi dall'avere una routine che non ti piace, non ti rappresenta, ad avere una vita che invece è tutto ciò che hai sempre desiderato, dalla vita vista mare, i tramonti tutti i giorni, uno stile di vita più rilassato in cui non c'era più bisogno di preoccuparsi di tutto ciò che è denaro, lavoro, quindi senza troppe costrizioni, capisci realmente quanto sia meraviglioso vivere. Quindi sicuramente sono più genuina da una parte e sognatrice, ma dall'altra parte anche meno disillusa, perché capisci che fondamentalmente non importa dove ti trovi, ma è tutto dipende dal modo in cui tu ti approcci alla vita e nel modo in cui la vivi. Quindi sono cambiata, ma al contempo sono sempre la stessa. Diciamo che ho imparato ad accettare tutte quelle varie sfide quotidiane e a fare in modo che ogni cosa che mi succede sia parte di un percorso. Ok. Quindi mentre in Italia era tutto una lotta contro la vita, qui cerco di incamerare tutto e rendere ogni evento parte di un qualcosa che succederà. Diciamo che è più facile a dirti che a farti, perché diciamo che forse è cambiato anche un po' dicevo, è cambiato un pochettino anche il tuo modo di prendere un po' le sfide di tutti i giorni. Sì, e diciamo che poi gli eventi personali accaduti in questi 3 anni, quasi 4, mi hanno forgiata particolarmente, perché al di là della felicità e del tutto bello, i veri eventi che fanno crescere sono i momenti di sofferenza. Quindi quando ti ritrovi a stare male come un cane a 15.000 km da casa e sei completamente solo, cioè senza, sì, ok, ci sono le persone che conosci, ma non ci sono quegli affetti forti che hai a casa. Quando ti trovi completamente da solo, capisci di cosa sei capace, cresci e capisci veramente l'importanza di tutto. Sembrano frasi fatte, ma il miglior amico, la migliore amica, mamma, papà, li dai per scontato se abitano nella casa accanto alla tua. Quando sei a 15.000 km di distanza, che all'inizio cerchi di fingere e non fargli capire come stai male, e arrivi dopo mesi a piangere al telefono e a dire vi prego venite da me perché io sono sola, allora lì cresci e cambia tutto. Cambia tutto, cioè, sì. Dai, altro valore a tutto, alle persone, alle cose, a tutto. Senti un po', qual è un po' la tua definizione di cambiamento? Cambiamento, accettazione e tentativi, mi piace, accettazione e tentativi. Senti, Danila, è stato un super piacere. Tutto mio, veramente. È stato un super piacere. Ti senti un attimino come dopo aver fatto 30 minuti di corsa? Cioè nel senso... No, perché io odio correre, mi piace correre, quindi no, tutto bene. Ti senti un attimino più... ti sei sfogata, voglio dire, ti senti un po' più calma adesso. È bello. Senti, no, è stato un super piacere. Ovviamente io metterò tutti i link collegati al tuo mondo, quindi Instagram, YouTube, il sito, nelle note, e invito tutti quanti a seguirti quotidianamente, anzi da oggi ti seguirò anch'io quotidianamente, insomma comincerò a sentire. Mi farai sorridere, ecco. Senti, un abbraccio. E grazie mille a tutti voi che vi siete connessi e un abbraccio e complimenti per, come posso dirti, il carattere, insomma, no? Nel senso, grazie. Che comunque sei diretta, mi piace, le persone dirette mi piacciono. Non fa sempre bene, c'ho più problemi che altro relativi a questo mio essere diretta, però va bene così. No, vabbè, se comunque essere diretta dicendo la verità, voglio dire. Ma lo sai che la verità non piace a tutti. Vabbè, troverai tu il modo di smorzarla un attimino, di smorzare un po' i tuoi toni, ma l'importante è la direzione, l'essere diretti, ecco.
diplomazia questa sconosciuta. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Insomma, che bella intervista, che bella chiacchierata. Allora, c'è un fatto incredibile, che Why Not Caffè, Why Not in generale, questo mondo mi sorprende ogni volta, no? Perché alle volte, come si dice, sai, non tutte le mattine ti svegli che sei carico, che c'è voglia, diciamo, di spaccare il mondo, che c'è voglia di fare tutte le cose che avevi in testa di fare. Ci sono mattine che ti svegli con grinta, ci sono mattine che ti svegli con meno grinta, no? Con anche tutte un po' le cose che devi fare, diciamo, sono un po' meno importanti rispetto ad altri giorni, no? Un po' grigie, quelle mattine un po' grigie, un po' come il tempo di oggi di Sydney, no? E stamattina era un po' così, ho detto sì, facciamo la nostra diretta e poi cominciamo la giornata, però non era un po' scarico, come dire, no? E poi queste mattine sono proprio le mattine che, insomma, ti sorprendono, no? Perché poi ti metti qui, ti metti a parlare, conosci, diciamo, una splendida persona come Danila, che ti racconta, diciamo, senza mezzi termini, quella che è la vita, diciamo, di italiano in Australia, e di colpo ti ricarichi. Ed è quello che è successo a me questa mattina con questa intervista, appunto, a Danila Lagana, che vi consiglio, appunto, da oggi di seguire. Insomma, da oggi è entrata anche lei nel gruppo di Why Not Caffè italiano in Australia, è una di noi, come si suol dire, quindi stiamo vicini, spero che vi abbia trasmesso tanta grinta, tanta energia anche a voi. Io vi ringrazio per essere stati parte di questa diretta, e se non l'avete seguita, se vi siete collegati soltanto all'ultimo, sappiate che ritroverete questa diretta su YouTube e nel podcast. Ciao Andrea, ciao Rolando, ciao Matteo, ciao a tutti quelli che hanno seguito un'intervista vera, autentica, spontanea e sensoriale al 100%. Vi lascio così con questo commento di Andrea Ventrini. Ciao, a domani, ore 9, sempre qui sulla pagina Facebook di Why Not. Ciao! Ma che mondo sarebbe senza Why Not? Why not? I like it. Why not? I like it. Why not? Hai capito benissimo. I like it.